La ricostruzione non è solo quella delle case e degli edifici pubblici indispensabile, ma è anche la ricucitura delle relazioni sociali, della comunità, quella che ci fa sentire dire che dobbiamo farlo insieme. I buoni esempi servono, i volontari e tutti coloro che ci hanno aiutato sono un esempio buono e quindi prezioso. Abbiamo pianto molto, per settimane e mesi, poi i nostri occhi hanno iniziato a guardare oltre, davanti a noi, senza dimenticare, e soprattutto siamo qui, non siamo fuggiti, perché chi fugge non costruisce, non ricostruisce, mentre noi siamo felici per ogni rientro di ogni famiglia nella propria casa riparata, per ogni progetto che arriva, per ogni conferma di contributo che viene erogato. Ringrazio tutti i volontari, in particolare devo dire che dalla Toscana è venuta l'AMPAS, ha gestito i nostri campi, è stato un rapporto che continua peraltro, perché siete e sono quelle persone che non si sono limitate ad aiutarci ma continuano ad essere amici. Io non so se sono riuscita ad esprimere questa cosa, però le amiche, gli amici, noi abbiamo nuove amiche e nuovi amici e questa è una cosa che ci riempie davvero di molta gioia. Unita a questa giornata straordinaria, io non mi viene da piangere, come devo dire. Quindi grazie davvero, grazie a tutti. Novi di Modena, la presenza toscana dell'AMPAS in questo disastro che è stato il terremoto. Egidio. La presenza toscana è quella che ha comunque costruito il campo, perché appena siamo arrivati qui la sera che c'è stata la scossa di terremoto, il primo nucleo che è arrivato e che ha dato lo scheletro al campo è stata la Toscana assieme al Piemonte. È stato bello vedere l'accoglienza che hanno fatto i cittadini di Novi, credo che sia anche un motivo d'orgoglio essere un volontario dell'AMPAS. Sicuramente il miglior riconoscimento è incontrare la gente che ti dà la mano, ti ringrazia, ti saluta, si ricorda di te, come ieri sera a un semaforo è venuto uno a bussarci alla porta della macchina per salutarci perché ci aveva riconosciuto e ci voleva ringraziare. Questa è una giornata di emozione, siamo a Novi, quindi in una ricorrenza in cui il comune inaugura il nuovo municipio temporaneo e poi ringraziamenti ai volontari. Qui tanta passione, tanti volontari che hanno condiviso con noi fin dal primo momento la gestione in emergenza di un campo di protezione civile, quale questo, che è stato sicuramente il più grosso campo che noi abbiamo avuto. È un campo che aveva oltre 600 persone all'inizio, una potenzialità grande. Un grazie anche al sindaco, che è uno dei pochi che si è ricordato di ringraziare la volontaria.